l'avvocato è contro il Rosatellum. È l'avvocato contro il Rosatellum. Perché io ieri o l'altro ieri ho caricato il video intitolato Il popolo sovrano alle urne, no? Appunto spiegando che il popolo sovrano andrà alle urne nel 2018 con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, denominato il Rosatellum perché diciamo così presentata dal deputato Ettore Rosato. E questo mio video intitolato Il popolo sovrano alle urne ha ricevuto varie visualizzazioni, vari commenti. Tra questi vari commenti c'è anche il commento di un caro amico avvocato, il cui nome io lo posso dire perché è pubblico. L'avvocato si chiama Tarciso Tarcisi e mi ha detto che presenterà un atto contro il Rosatellum, mi presenterà un atto contro il Rosatellum e mi ha mandato in anteprima, mi ha mandato questo atto che è ancora un atto provvisorio, è provvisorio, lui lo scrive che è provvisorio e che lo perfezionerà, è un atto ovviamente giuridicamente fondato, è pieno di valide argomentazioni contro il Rosatellum. Io l'atto dell'avvocato e Tarciso Tarcisi e ve lo lascio nel riassunto di questo video in maniera che voi ve lo possiate leggere tranquillamente e semmai anche tranquillamente commentare. Io mi limito qua come filosofo un po' stoico, un po' cinico, mi limito ad osservare che qualsiasi sia la legge elettorale nulla cambierà per il popolo sovrano. Per il popolo sovrano le cose cambieranno e soltanto se verrà realizzata la vera libertà di stampa. Solo con la vera libertà di stampa si potrà soddisfare il popolo sovrano, solo con la vera libertà di stampa. La libertà di stampa non è soltanto quella che riguarda i giornalisti, no? Esprimere liberamente le proprie, i giornalisti della carta stampata, della televisione, noi che operiamo sul web. La libertà di stampa, la vera libertà di stampa, consiste nello stampare liberamente, anche stampare liberamente le banconote di cui abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno per arrivare alla fine del mese, capito? Ecco, quindi carissimo avvocato, tu fai bene a fare il tuo mestiere, perché il Rosatellum a mille grebe, io l'ho già detto nel video intitolato Il popolo sovrano alle urne, che relativamente a Rosatellum si sono messi tutti a piangere, a partire da Pierluigi Bersani, pianto tanto Pierluigi Bersani, anche il filosofo di Venezia, Massimo Cacciari, anche Prezzemolino, Paolo Picchi, tutti a piangere, a mille grebe. Probabilmente tu, Tarcisi, caro avvocato, vincerai la causa contro il Rosatellum, ma l'unica cosa da fare in Italia è attuare la piena libertà di stampa, capito? Che vuol dire consentire allo Stato sovrano di stampare moneta ad libitum e distribuirla, la moneta, la banconota, distribuirla a tutti i richiedenti, cioè a tutti coloro che ne hanno necessità. Va bene, carissimo avvocato Tarcisi, io il testo che tu mi hai inviato lo lascio come link nel riassunto di questo video affinché tutti possano fare le loro personali considerazioni. Le mie considerazioni sono queste qua, sono le considerazioni di un filosofo un po' stoico e un po' cinico. A te, Tarcisi, e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.